Benvenuti alle Scialle Lorenzini. Io sono la dirigente scolastica di questa scuola, mi chiamo Maria Rosa Capelli e vi invito a percorrere questa scuola in un tour insieme agli studenti e docenti che vi accompagneranno nelle varie stanze. Questa è la mia stanza, questa è la presidenza, è il mio ufficio dove lavoro per voi, per i ragazzi della scuola. E ora vi faccio vedere la prima aula studio, dove i ragazzi vengono per studiare autonomamente i vari momenti della mattina. Questa è l'aula 1. Come vedete è un'aula storica, come vedete dal lampadario e dal soffitto. Questa scuola è una scuola molto tradizionale, però che ha saputo coniugare l'innovazione e la tradizione. Quindi qui troverete sia la tradizione, ma soprattutto l'innovazione, perché noi ci rinnoviamo costantemente. Ora vi lascio con i docenti e con gli studenti di questa scuola per iniziare il vostro tour all'interno dell'istituto. Arrivederci, a presto. Eccoci nella sala lettura del nostro istituto. Come vedete, qua ci sono un sacco di interessanti riviste a disposizione dei nostri studenti. Non è l'unica stanza del nostro istituto a disposizione dei nostri alunni per l'approfondimento e lo studio individuale. Se avete la pazienza di seguirmi, vi posso portare attraverso il nostro istituto nella biblioteca. Facciamo una breve ma sostanziosa storica sosta a vedere il chiostro del nostro istituto. E quindi siamo pronti per andare finalmente in biblioteca. Eccola, è questa la porta d'accesso alla biblioteca storica del nostro istituto. È qui che potete trovare non solo dei volumi vecchi e tutti impolveriti, ma come vedete le nostre studentesse che attualmente stanno approfondendo o semplicemente leggendo per loro diletto alcuni libri o autori che desiderano approfondire. Trovate vari libri di vario tipo e di vario argomento. Qua abbiamo la sezione relativa alla letteratura italiana, con tanto di poesia, vedo qui davanti un bel montale. Di qua abbiamo la parte relativa a geografia ed ecologia, davanti abbiamo la parte di storia e qui dietro tutta la parte relativa alla letteratura straniera, da quella classica, greca e latina, fino a quella americana, inglese e poi tutta qua troviamo la parte storica. Vedo qui accanto a me seduto il professor Bargellini, che sicuramente starà preparando qualcosa per il laboratorio di lettura. Lascio a lui la parola. Ma ora che me lo chiedi, in effetti sì, stavo preparando qualcosa sul laboratorio di lettura e vogliamo dire cos'è, vogliamo spiegare di che si tratta. È una iniziativa molto bella, secondo me, di questa scuola, ovvero si tratta dell'organizzazione di una serie di conferenze a cura degli insegnanti, si possono chiamare conferenze, dici che è un termine adeguato? Sì, diciamo di sì. Sono inviti degli insegnanti alla lettura, appunto, di libri particolarmente cari agli insegnanti stessi. In questo modo arriva anche un messaggio di passione alle persone che sono presenti e ai nostri studenti. Quindi qualcosa che mi piace veramente raccomandare e di cui cerco quando è possibile di far parte, perché è veramente una bella, bella iniziativa. Questi 5 anni a Lorenzini per me sono stati molto importanti, mi hanno consentito di formarmi non solo come studente ma anche come persona. Credo che questa scuola mi abbia dato un valore umano veramente grande grazie allo studio del latino, delle scienze, della fisica, una scuola che mi ha formato a tutto tondo. Questa scuola per me è stato un percorso formativo, ma non solo a livello culturale, ma anche della persona, della mia persona, perché mi ha aiutato a crescere e a diventare la persona che sono adesso e che soprattutto sarò in futuro. Volevo una scuola che mi formasse a 360 gradi su un po' tutti gli argomenti, essenzialmente. Buongiorno a tutti, benvenuti nel laboratorio di biologia del Liceo Lorenzini di Pescia. Come
Come potete vedere, il nostro laboratorio di biologia è stato appena rinnovato, abbiamo gli arredi appena arrivati e in questo laboratorio ci siamo dotati adesso di 25 microscopi, per cui è possibile, sono microscopi ottici ovviamente, monoculari e binoculari, dove è possibile fare osservazioni di vetrini, quindi preparati istologici e citologici animali o vegetali, oppure anche preparati in freschi, quindi dall'osservazione della goccia dell'acqua alla fogliolina, al pezzettino di fogliolina. Inoltre abbiamo un busto anatomico che è collegato a una app. Ora il nostro laboratorio si dovrà dotare, purtroppo non è ancora arrivato, però di uno schermo touch, grazie al quale noi possiamo interagire direttamente, virtualmente, con tutte le parti del corpo umano e quindi le possiamo vedere a 360 gradi. Inoltre, come potete vedere, abbiamo anche uno scheletro che è completamente smontabile, quindi possiamo studiare nel dettaglio le ossa e anche le articolazioni. Quindi i ragazzi possono sul campo vedere ciò che studiano sui libri. L'ultima novità, l'ultimo arrivo è questo microscopio, che è un microscopio digitale, quindi è un microscopio che noi possiamo collegare direttamente al PC, al touch screen, e quindi è possibile proiettare tutto ciò che viene visto, quindi questo ci aiuta moltissimo durante la spiegazione. Inoltre nel laboratorio di biologia possiamo fare molti altri esperimenti, colorazioni di preparati e ci stiamo attrezzando, abbiamo provato a fare anche le dissezioni. Quindi abbiamo un kit da dissezione e possiamo fare le dissezioni degli organi direttamente con i ragazzi, così loro possono apprezzare le caratteristiche anatomiche direttamente appunto dall'organo. Salve a tutti, vi accompagno nel laboratorio di fisica e chimica dell'Istituto Lorenzini. Troviamo i ragazzi qui di seconda che stanno cercando di fare un esperimento in cui sono coinvolte delle app del cellulare per la misura delle caratteristiche del pendolo. Questo fa parte anche di un progetto che quest'anno è partito con Educazione Civica per l'educazione digitale. Proseguendo, qua ci abbiamo degli altri ragazzi che stanno lavorando con la professoressa Confiotti, che fanno funzionare la rotaia a cuscino d'aria. Per gli urti. E di qua invece ci sono i ragazzi che stanno facendo degli esperimenti sul moto accelerato lungo un piano inclinato. Loro stanno riprendendo l'esperimento con un programma che analizza il moto e è in grado di costruire il grafico. Ho sempre sognato una scuola in cui gli strumenti digitali si integrassero con la didattica tradizionale. Il Lorenzini mi ha permesso di realizzare questo sogno e quella che vedete è la nostra aula 3.0. Una delle due che abbiamo in istituto. La classe diventa un vero e proprio laboratorio didattico in cui sperimentare nuove metodologie e nuovi approcci alla conoscenza. Non soltanto i banchi modulari o il monitor touchscreen, ma anche e soprattutto questo carrello porta PC in cui gli studenti possono prendere i notebook per i loro lavori in apprendimento cooperativo. Salve, ci troviamo a Palazzo Piacentini, storico palazzo di Pescia e sede del nostro liceo linguistico. Ci troviamo davanti alla sede del Liceo delle Scienze Umane
E ora vi accompagnerò verso il nuovissimo laboratorio multimediale. Vi aspettiamo!